Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e bentornati qua su Gaming Galaxy. Io sono Shark e oggi vi porto nella prima parte della guida al Safigiva. Faccio questo video perché ho notato, soprattutto su Facebook, questo smarrimento totale, per quanto riguarda come funziona il Safigiva e soprattutto come funzionano le sue armi. E quindi vediamo un attimino, come si fa il Safigiva e il perché lo si deve fare in più gruppi e soprattutto come si fanno a recuperare le armi main che qualcuno deve avere o comunque che volete avere. Come potete vedere dal video, io ovviamente ho già una build completa con l'LBG Aquashot, fatta con lo sticky e già completamente potenziata, quindi so di che cosa sto parlando e sono qui giustamente per darvi qualche consiglio. Mentre il video va e adesso lo velocizzerò, posso iniziare con il dirvi che il Safegiva è uguale alla Kulve Tarot, quindi è un assedio che si deve fare tramite la richiesta di nuovo assedio che fate in taverna o in Caccia Celeste. Quindi dovete andare nella taverna di Seliana con tutti gli altri vostri bellissimi amici, o comunque se siete in gruppo random dovete lo stesso andare nella taverna, e d'altro canto dovete andare invece in Caccia Celeste se per caso non siete ad Astera ma siete nella nostra vecchia location. Una volta che siete lì, andate a parlare con la tipa, fate il nuovo assedio ed entrate. La prima cosa da ricordarsi è che questo assedio va fatto minimo in 8 persone. Questo vuol dire due gruppi da 4. Ve lo scrivo a schermo così ve lo ricordate. Questo perché il fattore dell'assedio è dover uccidere il mostro facendo più punti possibili. Cosa vuol dire? Voi, una volta che entrate per la prima volta nell'assedio, avrete la possibilità di picchiarlo e di farlo arrivare al terzo step. La prima volta che entrerete sicuramente nell'assedio, la bellissimo Safigiva non potrete ucciderlo, scapperà o finirà il tempo. Questo dipende da quanti danni fate voi. Quindi, se finisce il tempo o scappa, ovviamente non avete finito la missione. Ma non disperatevi perché tutti i punti e tutti i danni che voi avete fatto al Safigiva rimangono. Rimangono per un secondo step. Ma se lo fate in 4 player, ovviamente ci metterete più tempo e farete ovviamente meno punti per i premi finali. Mi spiego meglio ancora. Quando voi fate scappare il Safigiva o comunque vedete, come vedete sullo schermo, ogni tanto viene fuori obiettivo completato, lo fate scappare da una zona all'altra fino ad arrivare alla terza, il sistema vi darà del punteggio. Questo punteggio vale per fine Safigiva, per darvi le ricompense. Quindi più punti voi fate durante, quindi più lo picchiate, più gli rompete parti, più lo fate scappare, più gli fate riutilizzare l'energia sotterranea per ricaricarsi l'armatura, più otterrete punti, più questi punti si accumuleranno e a fine missione, quindi quando ucciderete Safigiva o un gruppo qualsiasi uccide Safigiva, solo ed esclusivamente a quel punto, vi verrà data una ricompensa. Ricompense che vanno in base a quanti punti voi avrete fatto. Il punteggio minimo, diciamo, da raggiungere per avere un buon loot è il dodicesimo livello. Quindi 12 livelli di punteggio dovrete fare per avere un buon loot. Ovviamente ne potrete fare di meno e finire comunque a Safigiva, ma il punteggio, diciamo, più decente a cui potrete arrivare è il 12. Sopra il 12 è tutto oro che cola. Quindi sono tutte cose in più che vi vengono date. Quindi, primo step è trovare 8 giocatori, il secondo step è entrare simultaneamente con le due squadre, il terzo step è arrivare perlomeno a 4 run, quindi 2 per gruppo, per arrivare a un punteggio di 12 nella scala delle ricompense. Quindi quando voi finirete la missione, lo vedrete a fine del video, vedrete questa bellissima cosa. Vi lascio a schermo anche questo. Ora, passiamo
a fondo, mettiamo caso che voi avete ucciso il Safijiva e quindi arriviamo in fondo a l'assalto stesso. Bene, eccoci alla parte finale del video, quindi come si fanno ad ottenere le armi che si vuole, quindi la serie delle armi che si vuole. In questo caso, prendo l'esempio, in questo video io ho già le LBG che mi interessano, quindi le Light Bowgun che mi interessano, voglio le doppie lame. Io carverò il mostro, esco dalla missione prendendo le ricompense ovviamente, e una volta uscito dalla missione mi verrà detto che è stato completato l'assedio di Safijiva e io andrò a cambiare equipaggiamento. Questo perché? Perché le ricompense ci vengono date, o meglio, le armi che ci vengono date dall'assalto Safijiva sono basate sulle armi che noi abbiamo equipaggiato nel momento in cui andiamo a recuperare la ricompensa. Non sono scriptate sull'arma che noi abbiamo utilizzato per uccidere il Safijiva. Quindi noi usciremo dalla missione, io cambierò le doppie lame, ok, cambierò l'equipaggiamento nelle doppie lame e andrò a recuperare l'equipaggiamento, quindi andrò a recuperare il bottino che mi verrà dato dalla ragazza che ci ha dato ovviamente la missione, che ci ha fatto fare l'assalto. In questo caso, come vedrete, io sfrutterò questo semplicissimo trucchettino per avere più doppie lame date come ricompensa e di conseguenza poterle andare a prendere. Bene, con questo è tutto, io spero di avervi dato il primo slancio per quanto riguarda il Safijiva. Noi ci vediamo nella parte 2 del video, che sicuramente è più interessante, chiaramente se lo sapete già dovete andare chiaramente a vedere la parte 2, su come si potenziano le armi e come si possono far arrivare al massimo del livello.